Allora, bene ragazzi, siamo tornati e ho sistemato un po' di cose, mi sono fatto le frecce perché nel Nether ci saranno i ghast che odio. E prima di andarci però mi voglio fare la spada in diamante e incantarla, sperando che esce qualcosa di buono. Quindi facciamoci la spada, oddio, e andiamo a incantare la spada. Allora. Tasto destro, cliccare sulla spada, metterla, livello 30, incantarla, è incantata, eh? Bane of Anthropos 4, knockback 2. Allora, Bane of Anthropos dovrebbe essere contro i ragni, se non ricordo male, 4, quindi è pure buono, però vabbè. Mentre knockback è quello che vi dicevo degli arcieri, che quando quindi colpisco un avversario, quello viene lanciato lontano. Quindi facciamo il nostro portale. Lo facciamo qua. Poi toglieremo, la sposteremo questa farm, perché se il portale lo facciamo qua, quindi facciamo il portale. Ho messo pure un po' di torce sopra casa, perché se no era brutto. Ok, qua togliamo tutto. Mi porto pure un po' di cobblestone, perché la cobblestone, quando il ghast lancia le sue palle di fuoco, bastardo, e con la cobblestone non si toglie come la netherrack. Ok, là c'è pure del ferro, vabbè. Allora, e andremo a prendere un po' di glowstone e di netherrack, appunto. Allora, sì, accendiamo. Allora, sì, vabbè. Allora, ossidiana, poi. Ossidiana, ossidiana, ossidiana. Aspettate, togliamo un po' di roba qua. Che cacchio. Poi ossidiana, 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 ossidiana. Il nostro piccone, ma perché? Il nostro portale è fatto. Spero. Facciamo, buchiamo un altro po'. Lasciamolo libero. Ok, buchiamo qua, buchiamo qua. Ok, usiamo il piccone. Sì, il piccone. E aspetta. Ah, certo, qua è di 3. 1, 2. Manca il terzo. Bravo. Un'altra big fail. Quindi adesso devo aggiungere un altro blocco. 1, 2 e 3. Allora, 2, 1, 2. Sì, ne manca un altro, se non sbaglio. Ok, andiamo. Oddio, perché ho dovuto sbagliare? Perché ho sbagliato? Ma ci vuole un quarto d'ora per prendere l'ossidiana. Infatti sì, adesso dovrebbe andare bene. Proprio le peggio epic fail. Vediamo. Ok, l'epic fail infatti era epic failosa. Ok, quindi andiamo nel Nether. Ok, facciamo un attimo una casetta in cobblestone, giusto per proteggerci dai ghast e dal fuoco. Mettiamo subito il segnalino del Nether. Mettiamo portale, va. Portale. Ok. Oh, subito, vabbè, la Netherrack naturale della glowstone. Vediamo un po' qua. Facciamo un attimo una casetta, eh? Non toccherò i pigment, se no me ne viene una marea addosso. Quindi una casetta. Facciamo, sistemiamo un attimo qua.
Una mini casetta proprio. Che però devo fare intorno al portale. Questa è la sabbia del Nether. Prendiamone un po'. Basta. Prendiamo la Netherrack. Questa qua che avanza. Che poi nella 1.5 metterò nelle fornaci e faremo i Nether Brick. E se non l'avete ancora visto il video, dovrebbe apparire sotto a destra all'inizio del video. Anzi, dopo più o meno 2 minuti dall'inizio del video fino alla fine. Quindi se non l'avete ancora visto, cliccatelo in basso a destra alla fine di questo video però. Ho rotto la pala, quindi adesso la rompiamo un po' di sabbia così. Ok, va bene, basta, dai. Chiudiamo qua. Quanto netherrack ho? 55. Questo non me lo prende. Ok. Allora, della lava! Ma che cazzarola è successo? Ti pare, guarda. Ma no. Proprio. Io buco là e trovo la lava. Ma perché? Perché succedono queste cose? Solo a me succedono queste cose. Possono succedere queste cose. Vabbè. Vediamo, dove stava la lava qua, guarda. Abbiamo chiuso. Allora, la casetta in cobblestone la farò in futuro. Perché adesso facciamo così, va. Giusto il pavimento, va. Una specie di pavimento. Ok. E prendiamo un po' di cobblestone. Sì. Di glowstone! Madonna! Blue light è andato proprio in palla. Sta proprio fuori di capoccia. Blue light è fuori di capoccia. Blue light è fuori di capoccia. Grazie. Blue light a casa di cura. Blue light in casa di cura. Ok, proprio in maniera così. Cazzo. Prendiamo la glowstone. Non ho silk touch al piccone perché naturalmente non è incantato e quindi non prendo il blocco intero, ma quello che esce dal blocco. Ho paura di cadere, tipo troppa. Pigment. Ma mi ha fatto pian colpo. Bastardo. Allora, vediamo. Saliamo con questo. Devo dire. Prendiamone un po'. Per fortuna non sento gasto. E speriamo che non ce ne siano in giro perché sennò mi sparo. Proprio l'altro giorno ho visto un video di un youtuber che stava nel Nether, tutto tranquillo. Stava lottando contro un gasto. Quel gas gli spara, lui non vede il colpo e poi buca sotto dove stava. Lui stava su una pedana, solo che era fatta di netherrack, quindi la netherrack si distrugge se il gas ti sputa le palle di fuoco. E quindi si è distrutta, è caduta nella lava e ha perso tutto, cioè aveva tipo delle armi in diamante e cacchi vari. Quindi torniamo a casa. È stato breve viaggio. Casa non bloccato, quindi facciamoci pure una stradina qua intorno. Ok. Più o meno.
Poi qua ci metterò la porta, sposterò la farm. E poi basta. Andremo nel Nether quando avrò i materiali più adatti, come tutta l'armatura in diamante e cose del genere. Quindi mangiamo. Adesso mi farò pure una cesta. Cioè, mi farò una cesta dove metterò tutta la roba del Nether. Quindi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Abbiamo fatto la casa, siamo andati nel Nether. Ho sbagliato il portale del Nether, ma poi l'ho fatto bene. Quindi, anche se potete dire qualcosa, poi l'ho fatto bene. Quindi, va bene. Perché va bene. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate. Andate a vedere il video della 1.5 per vedere tutte le novità. Lasciate un mi piace, commentate e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e ciao a tutti da Blue Light.